appena iniziato lo Star Game del Cacadera Waterpolo Challenge in Cecchia. Si affrontano i White Stars allenati da Alessandro Valcaterra e Mauro De Paulis, e i Blue Stars diretti da Roberto Valcaterra e Fabio Frison. Quindi prima azione con lo scatto centro vinto da parte dei Blu, la palla in mezzo viene però recuperata da parte di Provenziani, giocatore del Visnova imposta l'azione, poi lo scarico per Esposito, pallone quindi per il giocatore dell'Aquavian, qui in vasca per questa partita, vedete in precedenza i 44, ci correggiamo, sono 44 non più 42 i giocatori schierati per questa partita, 22 da parte, 22 dall'altra, con panchine robustissime per questa gara per permettere a tutti di poter scendere in vasca. Vediamo se c'è l'azione dei Blu con Pisani che viene fermato, il fallo da parte di Gandolfo, e poi toccano nuovamente i Blu con l'avanzata di Gianmarco Benedetti al centro a boa, il fallo semplice, due arbitri di eccezione per questa partita, ovvero Massimiliano Caputi e Fabio Collantoni. Il tiro traversa e palla che finisce dentro al campo. Enrico Biasutti, il giocatore del Padova, ha provato a scagliare questo pendente, ha trovato la traversa, attaccano i bianchi con Dante Scarzella, il giocatore del Torino, passa il pallone a Rota dell'Onda Blu Dalmine, palla centroboa per Gandolfo cerca spazio, il giocatore della formazione del Quinto, che ha conquistato la finale, Quinto e Visnova si giocheranno la finale domani alle 17 qui al Palagalli di Civitavecchia. Diciamo due arbitri di eccezione, non c'è stato nemmeno bisogno di dover andare a controllare chi fossero. Massimo Capote di Civitavecchia, ormai forse trapentato anche a Roma, e Fabio Colantoni di Fonte Argentaria in provincia di Grosseto. Palla a centro buono nel frattempo da parte di Blu, fallo subito, Salvatore Maglione distende l'azione forse un pochino troppo anche sulla sinistra, fa in attacco, Maglione ha fatto fallo ai danni dell'avversario, si trattava di Daniele Esposito, per cui il possesso è per i bianchi, la palla praticamente buttata direi da Scarzella, e poi il fallo che c'è su Filippo Gandolfo che recupera il pallone ed è una tribuna ampissima, ci sarebbe il tiro e la palla che non entra, ci ha provato Provenziani, la parata del portiere Peluso dei Blu. Poi appena potremo daremo le formazioni, però ovviamente le liste sono lunghissime, praticamente da rugby, visto che il rugby sono 22 giocatori convocati da una parte e dall'altra. Attacco dei Blu con Ermondi, Gabriele Ermondi dietro per Signorini, palla per il giocatore dell'Olimpia Colle, Signorini alta questa palla, conclusione direi ciccata da parte del giocatore dell'Olimpia Colle, l'espulsione chiamata da Collantoni, va nel pozzetto Poggiali se non sbaglio, vediamo se no, in realtà si tratta di Signorini che va nel pozzetto, palla per i bianchi, ovviamente c'è anche un po' di difficoltà per commentare vista la notizia presenza di atleti, e fatto non siamo abituati a vedere una All Star Game, palla per Esposito, il tiro, la parata di Peluso, ci arriva il portiere dei Blu, portiere anche del Visnova, protagonista anche della cavalcata dei giallorossi. Lo sfera da NBA, palla in mezzo, c'è lo spazio, il tiro, Gabriele Ermondi, e il vantaggio dei Blu, ha segnato il giocatore del Torino, Torino 81 a segno praticamente con gol di Ermondi, quando sono passati 3 minuti e mezzo dall'inizio di questa partita, che si giocano 8 minuti e 4 tempi, non tempo effettivo, ma tempo che passa sempre e si interrompe solamente in occasione di gol, in occasione di time out, in occasione di gioco fermo per infortunio. Purtroppo non devi prendere il gioco, mentre a sfera NBA si sentono anche i rumori tipici delle gare che si giocano oltreoceano nel massimo campionato di basket del mondo e non solo. Però la rete è buttata da Poggiali, stavolta è stato veramente lui a sfruttare questa azione, ma in realtà non l'ha sfruttata perché la palla è terminata fuori dal 25x12 del Palagalli, in questa zona dove c'è il pontone, palla che si gioca verso destra, vediamo schiuma intensa, il fallo su Gianmarco Benetti, in mezzo forse ha rischiato fuori gioco Biasutti, che poi perde il pallone perché arriva il portiere Carletti dei bianchi, le formazioni, andiamo veloce, però seguiamo l'attacco dei bianchi con Provenziani l'appoggio, in mezzo il tiro, palo, autogol del portiere, il tiro di Emanuele Marini, ma qui sfortunato il portiere dei Blu. Rete del 2-0, la segnatura che è stata
data Emanuele Marini, però ovviamente in realtà non si è mai terminato in porta, il suo fendente. Le formazioni andiamo veloci, iniziamo con i blu: Peluso, Pisani, Gasbarra, Biasutti, Lore, Maglione, Benedetti, Guadagni, Signorini, Massa, Cacchia, Ermondi, Caponero, Scolletta, Gallinoro, Corsi, Dalicandro, Pettonati, D'Avanzo, Costa, Di Mario e Tortorella in panchina, Roberto Vaccaderra e Fabio Frison, tecnico che è anche del Monza. Per i bianchi invece in vasca Carletti, Barella, Provenziani, Sannino, Marini, Orio. Abbiamo però l'attacco di blu, palla in mezzo, rubata dai bianchi, Orio, Esposito, Rota, Poggiali, Celli, Santini, trovò la macchia, Marzano, Del Gaudio, Falaschi, Ferragatti, Ferrando, Barni, Gandolfo, Scarzella e Sforza. In panchina ci sono Alessandro Vaccaderra e Mauro De Paolis, che fa parte dell'Accademia Velletri. Pallone giocato sulla linea mediana del campo da parte di Luca Provenziani, che si sta già distinguendo nel corso di questa partita. Palla centropo sbagliata, non ci può arrivare Sannino. Il recupero da parte dell'altro numero 4, vede Enrico Biasutti, che in precedenza ha avuto l'occasione per poter portare in vantaggio i suoi. Si gioca da Benedetti. Benedetti, orchestra l'azione della posizione 1, va sul birillo rosso, 2 metri dalla porta. L'attacco del giocatore avversario, prende il pallone Provenziani e innesca l'azione per i bianchi. L'espulsione chiamata a Benedetti da parte di Massimiliano Caputi. Dalla porta la palla viene lasciata in avanti da Simone Carletti, portiere dell'Accademia. Poi c'è Provenziani, Provenziani per Marini, Marini allarga per Scarzella, ancora in mezzo, la palla scivola, non ci può arrivare Sannino, non riesce l'azione al giocatore del San Mauro, squadra salernitana. E quindi in avanti i blu, vedete stelle riecheggianti su le calottine dei giocatori in vasca. La palla è per Gabriele Ermondi, lui che ha sbloccato la situazione di questa partita, non riesce il passaggio, ci sono due direzioni e quindi interviene il portiere Carletti. Ultimi 50 secondi di questo primo tempo. Vincenzo Sannino offre il pallone a Provenziani, Provenziani cerca di prendersi molti palloni, vai il fallo che c'è stato su Paolo Orio. Orio prende il pallone, lui che deve battere il fallo, non è facilissimo perché centropo, situazione è molto complicata, e la palla, c'è il fallo su Gandolfo. Gandolfo da questa parte, il pallone per Barella, davanti nuovamente per Gandolfo, il giocatore del quinto, centropoa, si fa scippare il pallone, ultimi 20 secondi, Colantoni indica fallo semplice, per cui il pallone si va dietro dal portiere Peluso, ma c'è poco tempo, bisogna tirare. Vanno ovviamente pressing i bianchi su Benedetti, 7-6 secondi al termine, Pisani, nuovamente Benedetti, deve tirare, Benedetti va davanti, ma il primo tempo finisce qui. È 1-0 dei bianchi, 1-0 dei blu sui bianchi. No, 1-1. Via, è appena iniziato il secondo tempo di questa gara tra Wild Stars e Blue Stars, il punteggio di 1-1. Tipichiamo la referenza a quello che abbiamo detto in conclusione del primo tempo, 1-1, vantaggio dei blu con la rete di Ermondi e poi il pareggio viziato da un tiro di Marini che è stato respinto in maniera non efficace di testa, in maniera volontaria, dal portiere Tortorella. Il fallo su Sannino, procede in avanti, sono passati 13 secondi all'inizio di questa azione. Ruba bene qui il pallone Dalicandro, Matteo Dalicandro, il giocatore del Flores che è stato scelto per questa partita. Poi il lancio in avanti per Di Mario, Genemia Di Mario, che abbiamo anche visto nel corso delle semifinali giocare la gara con la canottina del Visnova. Palla davanti e c'è il pallone rubato dai bianchi che lo offrono a Simone Carletti. A sentire anche Roberto Vaccaderra che incita il pubblico, il tecnico della squadra, ovviamente non ci sta a perdere contro il fratello, anche se in questo momento siamo in punteggio di parità. Palla centroboa, troppo dietro i bianchi, non possono fare male così agli avversari. Prende il pallone Poggiali, Poggiali però ci mette un'infinità di tempo a battere, anche perché non è stato aiutato dal sostegno dei compagni di squadra, per cui il possesso in favore del Blue Stars. C'è Tortorella, lancia il pallone, palla sulla mediana del campo con Dalicandro, Dalicandro per Nicolò Gasbarra, però perde il pallone
andiamo un pochino in Genoa e c'è Sannino che prende la sfera tricolore. Sannino appoggia dietro al portiere Carletti. Carletti avanza, si guarda intorno, arriva nei suoi pressi anche Del Gaudio, non viene servito però Del Gaudio. Carletti attende l'arrivo, sono in pressing efficace i blu, che stanno giocando meglio in questa fase di secondo tempo rispetto agli avversari. Palla centro a Boa, fallo su Poggiali. Poggiali si ferma, il giocatore della Florenzia, di Firenze. Il fallo questa volta su Ferrando. Ferrando prova a giocarla, lui che arriva dallo Sturla, quindi dalla Liguria. Poggiali prova a giocarla dall'esterno, ma erano in due su di lui. È terminato comunque il tempo di possesso, per cui Blue Stars in attacco con Kevin Guadagni. Kevin Guadagni del San Mauro porta il pallone, fronteggiato in maniera efficace da Orio, che cerca di rubargli proprio la palla. Di Mario, Di Mario indietreggia, va subito a centro a Boa da Casbarra. Casbarra cerca spazio, forse potrebbe esserci anche gli estremi per il rigore, ma in realtà non è stato avvisato da parte degli arbitri. Si lamenta Roberto Vaccaterra. L'atmosfera anche un pochino goliardica questa sera qui al Palagalli, ovviamente accentua le lamentele che accaderà. In altro contesto è già stato espulso forse da parte degli arbitri, ovviamente fanno finta di non vedere, mentre vediamo frattempo anche Manolito che ha fatto lo spettacolo di animazione durante l'All Star Game, la parte antecedente all'inizio di questa partita. Con l'Antoni Gama in espulsione va nel pozzetto un giocatore della squadra blu, va fuori Di Mario. Subito la numerica per i bianchi con Del Gaudio. Gianluca Del Gaudio si guarda intorno, deve passare la palombella bloccata in maniera abbastanza agile da Tortorella, che ha bloccato quindi il pallone, il portiere della formazione del Salerno, che giocherà la finalina domani contro il Bogliasco dopo la sconfitta in semifinale giunta per mano del Visnova. Visnova e quinto saranno le formazioni che si giocheranno la vittoria di questa quarta edizione del Calcaterra Waterpolo Challenge. Sannino ruba il pallone e se ne va via, prova ad andare veloce Sannino. Sannino mette la quarta, Sannino avanza, si avvicina anche alla porta Sannino. Sannino però viene fermato all'ultimo, Gasbarra lo ferma, palla in mezzo e c'è fallo in attacco, palla a fondo di Orio, per cui pallone per Blue Stars. Sono passati, anzi già siamo entrati in questo preciso momento nella seconda metà del secondo tempo, 3.50 rimangono all'appello per quanto riguarda il secondo parziale. L'espulsione chiamata da Colantoni, va fuori Ferrando per i bianchi, passaggio di Di Mario per Guadagni un pochino troppo alto per Gallinoro, Lucio Gallinoro prova a giocarla, lui che arriva dalla canottiera di Napoli, quindi il napoletano alza il pallone da questa parte. Rigore per i blu, avevo visto bene, è segnato il 5 Massimiliano Caputi, rigore per i neri. Onestamente non ho visto il fallo, però sicuramente sbaglio. Guadagni contro Carletti, Kevin Guadagni, il vantaggio dei Blue Stars 2-1, ha segnato il numero 8, il giocatore del San Mauro, l'ha messa dentro alla sinistra del portiere Carletti, che quindi ha realizzato gol del 2-1. Secondo vantaggio in questa partita per i Blue Stars. Può festeggiare Roberto Vaccaterra, poi si va a sentire anche il pubblico incitare qualche giocatore che è entrato in vasca. Ha cambiato praticamente tutto, in cambio forse alla Marco Paglianini, quello effettuato da Alessandro Vaccaterra, lui che l'ha sconfitto sabato scorso nella gara del campionato di Serie A2 al Faro Italico, dove il Visnova di Alessandro Vaccaterra ha sconfitto il Civitavecchia 8-7. Ci sono troppi giocatori in vasca, mi sa. Sono 3, 6, 9, 10 giocatori in vasca. Calcaterra vuole vincere facile come un autosport di qualche anno fa, però qui ci sono due arbitri, insomma, non certo due novellini, che hanno visto subito la situazione e hanno indicato l'uscita dalla vasca di qualche giocatore. Roberto Calcaterra, vediamo se dice qualcosa. No, chiama Mauro De Paulis, il vice di Alessandro Vaccaterra. Atmosfera conviviale e si vuole prendere a giocare, proprio il tempo passa. E qui però Sant'Antonio Vaccaterra è sempre sotto nel punteggio adesso. Ultimi 100 secondi di questo secondo parziale.
attaccano gli uomini di Alessandro Lacaterra e Mauro De Paulis, l'altra parte invece difendono quelli di Roberto Lacaterra e anche di Fabio Frison. La palla è controllata da Andrea Lamacchia, il barese porta avanti il pallone, giocatore della Waterpolo Bari, allarga tutta a sinistra, la soffia, per poco non la soffia, è da Ligandro, possesso che rimane i bianchi, palla a centro boa, offerto il pallone per Ferragatti, che però non ci può arrivare, il giocatore che proviene dal Pescara, Di Mario prende un appoggio e scodella per Gasbarra, Nicolò Gasbarra, lui dell'Accademia, squadra di Velletri, questa volta è Daligandro però non riesce a giocare al massimo, è partito Trovò, Emanuele Trovò, il giocatore della Prorecco, accende anche Marzano, Lorenzo Marzano allarga a sinistra lo spazio, poi palla nuovamente in mezzo buttata da parte di Esposito e non riesce a trovare il compagno che era Marzano, Lorenzo Marzano, però siamo già da quest'altra parte, Guadagni cerca la doppietta, Guadagni viene fermato all'ultimo, perde il pallone però riconquista di blu, ultimi 20 secondi di questo secondo parziale, la palla è controllata da Matteo Daligandro che poi va corto questa volta per Lore, anzi si tratta di Gallinoro, ultimi 10 secondi che stanno trascorrendo, palla per i bianchi, non c'è forse il tempo per andare in porta, Falaschi alza la palla forse un pochino troppo questa volta per Trovò e il secondo tempo finisce qui, il vantaggio è blu 2-1 sui bianchi, tra bianchi e blu vediamo chi vincerà lo scatto al centro, viene vinto alla fine da parte di Marzano per quanto riguarda i bianchi, vediamo il punteggio 2-1 per i blu per effetto dei gol arrivati da Ermondi e Guadagna, tra l'altro ha pareggiato temporaneamente il tiro di Marini, in realtà deviato da parte del portiere avversario che era in quel caso Tortorella, sono cambiati i portieri, da una parte sta giocando Sforza per i bianchi, dall'altra parte invece Peluso è sceso in vasca per i blu, 10 secondi al termine dell'azione, sono già passati 30 secondi all'inizio di questo terzo tempo, palla a centro boa, ma capisce tutto, legge tutto, prima di tutti Andrea Lamacchia che parte, poi perde il pallone clamorosamente, se ne impossessa Ermondi vola, viene fermato, niente, non si riesce a giocare più di due passaggi consecutivi, ovviamente manca anche un pochino di confidenza tra i vari giocatori, ovviamente non hanno mai giocato insieme, li sono affronteggiati per la prima volta in questa serata, sabato sera a Pallagalli, vediamo anche un bel cerimoniale prima della partenza di questa gara, un video che ha visto protagonisti Roberto Lacaterra, Alessandro Lacaterra, alcuni giocatori dell'Under 13 della SNC per far vedere, però vediamo a centro a bordo per fermarci, rigore per i blu, Scolletta ha conquistato il fallo effettuato dalla macchia, buona giocata di Domenico Scolletta del Bari, Scolletta che può andare a tirare contro Sforza, il tiro, Matteo Sforza ci arriva e pare il rigore, i bianchi rimangono vivi sul punteggio di 2-1, la parata importante di Sforza, anche se il tiro effettuato dal giocatore avversario che era Scolletta non è stato proprio eccelso, dobbiamo dire la verità, si orchestra da dietro con i bianchi che cercano il gol del pareggio, palla a centro boa, esce il portiere, è un altro rigore, è vero, palla a fondo del portiere, rigore per i bianchi che cercano il gol del pareggio adesso, Celli contro Peluso, il mancino, errore di Celli, battuta irregolare di Celli, ha sbagliato il mancino del Monza, per cui nulla è servita poi la parata del portiere avversario, ovvero Peluso, portiere del Visnova, il fallo questa volta ai danni di Caponero, eccolo lui che gioca in casa perché è del Civitavecchia, centroboa il fallo, tra l'altro fratello di Damiano che gioca in prima squadra con l'NSNC. Vediamo il pallone controllato da Prada Caponero dopo il passaggio che è stato offerto da Augusto Massa che ha anche segnato in semifinale nella gara tra Quinto e Bogliasco, Quinto che è stato la finale, uomini più per i neri, Massa dall'altra parte per Corsi e questa volta Signorini tira, direzione non in angolo ma rimane in campo la parata
effettuata da Matteo Sforza. Quindi iniziativa da parte dei bianchi, 4:40 rimangono a pallo per quanto riguarda questo terzo tempo, ancora l'avanzata da parte dei bianchi che cercano il gol del pareggio. C'è anche un giocatore dei neri senza calottina, però si prosegue lo stesso perché si gioca a ranghi compatti, l'azione sta comunque procedendo energicamente. Scolletta adesso per Celli, scusamente Marzano davanti a trovare Trovò. Trovò va fallo in attacco, spinta di Trovò all'avversario, per cui fallo. In realtà non ha battuto Trovò, non ha trovato il passaggio, per cui il pallone è stato comandato da parte degli arbitri in favore dei blu. Corsi, Gabriele Corsi, lui che appartiene al Sori, il mancino. Adesso per Cachia, il maltese dello Sliema, Jake Cachia. Alza il pallone ma gli scivola. Cachia fa passare troppi secondi a mio parere. Poi adesso l'aggancio di Alessio Caponeto che va davanti, il mancino prova a tirare. Corsi ci ha provato, la parata di Sforza che sta dando sicurezza al proprio reparto. Adesso passati già 8 secondi all'inizio di questo, di questa azione, 3:20 da giocare, l'espulsione chiamata un giocatore in calottina blu e può giocarla Alessio Capone, mentre si tratta di Andrea Lamacchia. Nuovamente Lamacchia dove il passaggio di Marzano. Ferragatti pronto a tirare, il tiro, la parata del portiere avversario, ovvero Peluso, Tommaso Peluso, pronto a lanciare il pallone. Tempo che trascorre, siamo già negli ultimi 3 minuti di questo terzo tempo, partita velocissima, senza nessuna pausa. Vediamo l'avanzata e poi il pallone che va dalle parti di Corsi. Ecco il mancino che in precedenza ha tirato, ma non ha trovato l'opportunità di segnare una rete in questa gara, questo All-Star Game. Palla data davanti, non ci può arrivare Caponero. Efficace l'uscita del portiere Sforza, ma anche la difesa di Lamacchia. Ruba il pallone in maniera agevole Marzano, anzi in realtà Marzano poi perde il pallone. Possesso per i blu, indicato da Massimiliano Caputi. Il lancio di Peluso per Massa, Augusto Massa, i due saranno avversari domani nella finale. Palla a centropoa, Corsi, vediamo se fa col tiro Corsi, vediamo se fa qui Gabriele Corsi con il tiro. No, in realtà va lateralmente e c'è Caponero in posizione 5, in realtà rivisitato perché siamo davvero troppo lontani dalla porta. Caponero prova a fermarsi, il fallo che arriva dalla macchia, il Barese ha fatto fallo, ma c'è anche un altro fallo questa volta in attacco, se non sbaglio di Corsi su Ferragatti. Quindi possesso per i bianchi che vanno in attacco a cercare il gol del pareggio. La macchia a centroboa, la palla rubata magistralmente da Jake Cachia e poi c'è Peluso. 80 secondi rimangono all'appello per quanto riguarda questo terzo tempo. Punteggio non ha visto una variazione nel corso di questo terzo parziale. 2-1, decisi sempre i gol di Ermondi, Guadagni e la segnatura che è stata data a Marini. Cachia, Massa, Augusto Massa, poi c'è anche sulla destra Corsi cerca il fallo, lo trova, possesso ancora per il mancino dei Blue Stars. Cachia, Jake Cachia, alza il braccio Falaschi, vediamo anche Massa aiutare, ultimi 5 secondi, bisogna andare al tiro, non c'è più tempo. Per questo tempo di possesso si va da Caponero, ma Caponero non riesce a mantenere il pallone, forse l'ultima azione di questo terzo tempo, ultimi 35 secondi. Può avanzare la formazione in calottina bianca. Lancio uno spiovente per la macchia. La macchia controlla il pallone, quasi va a scippare la palla. E allora ci sono altri 20 secondi per il blu per cercare il gol del più 2. Il rilancio da parte del portiere, poi dall'altra parte. Vediamo cosa accade. Prova ad andarci Caponino, ma in realtà non va, lotta su questo pallone. Gliela ruba Celli. 6 secondi, 5 secondi. Celli prova ad andare subito da Trovò, non tenta il tiro e finisce qui il terzo tempo, 2-1 per il blu sui bianchi. Via, è iniziato l'ultimo tempo di questa
gara dell'All-Star Game, per ricordare Daniele Rossi. Neri in vantaggio, anzi blu in vantaggio è più corretto dire, blu hanno anche vinto lo scattacentro e vanno subito in avanti cercando di violare la porta avversaria per trovare il gol che sarebbe quello del 3-1, forse magari anche una possibile sentenza per chiudere i giochi. La palla controllata da Pettonati, Francesco Pettonati, lui della Waterpolo Palermo, e poi il fallo su un giocatore, niente, si perde ancora le canottine, già la seconda volta che cade in questa partita, meglio mettersele visti tanti numeri dei giocatori presenti. Biasutti se l'era persa lui, c'è anche contatto, le parole di Roberto Accaterra, state perdendo tempo. E poi il tiro, la parata del portiere che ci è arrivato su Maglione, Sforza ha parato nuovamente, Fiadora inviolata la porta di Sforza. Spieghiamo questa cosa, Roberto e qualcuno della panchina, perché Alessandro non ce l'hanno degli auricolari per sentirsi e stanno anche prendendo in giro, in realtà doveva essere per organizzare il torneo, in realtà è finita tutta la gestione, è andata per delle prese in giro da Gogliardi, che è l'espulsione chiara subita da parte di Barni, giocatore della Centuccelle, va nel pozzetto, poi perde il pallone però la formazione blu. Bianchi in attacco, White Stars, quindi la formazione di Alessandro Accaterra cerca di trovare il gol del pareggio. Vediamo Provenziani rientrato in vasca dopo aver fatto bene il primo tempo. Il fallo subito da Marini e l'espulsione comandata ad Avanzo, uomo in più per i bianchi. La palla del pareggio dovrebbe essere questa. Barni per Provenziani, il tiro, la palla del portiere, poi rimane lì. Fortunati qui i blu. Il tiro di Provenziani e poi c'è arrivato Peluso, quindi tutta Visnova questa azione, sia il tiro che la parata. Uomo in più per i blu, è stato mandato nel pozzetto Provenziani, stesso Provenziani, per cui si riprenderà, ovviamente già si è ripreso con l'azione in favore della squadra allenata da Roberto Calcaterra, che però perde il pallone. Sta vincendo sempre Roberto questa gara nei confronti di Sandrone. Il rilancio del portiere dei bianchi, ovvero Sforza, Provenziani, il fallo su Barela, palla centro boa persa da parte dei bianchi, se ne impossessa Gianmarco Benedetti, per cui ancora Visnova protagonista. Questo lo sappiamo, Visnova tra le candidate a vincere questa edizione del Accaterra Waterpolo Challenge. Si gioca, ruba qui la palla la squadra in calottina bianca con Marini. Emanuele Marini prova ad avanzare, lui è stato l'unico a mettere la palla nel sacco per quanto riguarda i bianchi. Lanci in avanti per Provenziani, 20 secondi da giocare in questo tempo di possesso, arrivano i blu, la rubano con Gianmarco Benedetti, controfuga che non c'è, ultimi 5 minuti di questa gara, il fallo su Benedetti, ha rischiato qualcosa, è stato Gandolfo a rischiare qualcosa. Benedetti prova ad avanzare, Biasutti, Enrico Biasutti, lui che arriva dal Padova, come abbiamo detto in precedenza. Biasutti ancora lui addosso, Barella che cerca di marcarlo al meglio, il giocatore del Salerno. D'Avanzo porta la palla a lui che arriva dal San Mauro, la perde però perché c'è Marini che se ne impossessa, uno dei migliori questa gara. Per quanto riguarda i bianchi, se ha avuto un paio di momenti poteva fare forse di più. Va da Barella, poi a centro a boa, l'espulsione chiamata un blu, Benedetti nel pozzetto, palla importante per i bianchi di Alessandro Accaterra, voglio cercare il pareggio. Marini tenta il tiro, Emanuele Marini, il pareggio dei bianchi, questa volta è veramente gol di Marini. 2-2 la situazione. Il fendente che è finito alla sinistra della porta, difesa da Peluso. Rete quindi da parte del giocatore del Bogliasco, che l'ha messa lì dove non poteva arrivare il portiere avversario. 2-2, adesso inizia tutta un'altra partita per questi ultimi 3 minuti e mezzo. Tanti cambi per Alessandro Accaterra, in attesa che si possa riprendere il gioco. 2-2, Marini fa praticamente un gol e mezzo. Adesso vedete, c'è un conciliabolo tra
abbastanza divertito tra Fabio Colantoni e Mauro De Paulis. Tutto è pronto per la ripresa del gioco, si attende ancora di poter proseguire la gara. Tantissimi cambi, ovviamente ci è voluto anche tempo, anzi altri giocatori stanno ancora uscendo dalla vasca. Si va a riprendere questa precisa fase, soprattutto Rota, che adesso esce dall'acqua, Andrea Rota. Benedetti per Lore, Thomas Lore, lui che proviene dalla Waterpolo Roma. Re se la mette sul mancino, poi davanti cortissimo questo passaggio e poi è rimasta lì la palla perché è riuscito non so come il centro occhio, il giocatore è libero, Piasutti è libero, è solo Piasutti, Piasutti, la parata del portiere Sforza, che partita che sta giocando Sforza. Ancora l'intervento del portiere della Waterpolo Roma, Benedetti, Benedetti, Lore, Lore guarda la porta, il tiro, traversa clamorosa di Lore dopo la parata di Sforza. Nazione tutta della Waterpolo Roma, mentre Lore conosceva, conosce il portiere avversario perché ci gioca insieme, e qui ha saputo cercare di metterlo in difficoltà, ci è riuscito, ma il gol non è arrivato da parte sua. Palla a centroboa, sono arrivati in due quelli dei Blue Stars a prendersi questo pallone. Biasutti che ha sprecato occasione clamorosa in precedenza. Ultimi 100 secondi, si rischiano i rigori forse? O si rischia che finisce in pareggio? Poi lo vedremo solamente al termine di questa gara. Palla consegnata a Lore, Lore, il fallo su di lui da parte di Orio. Biasutti, Lore, Thomas Lore, finta, 10 secondi al termine dell'azione, il tiro, palla che non è stata toccata dal portiere, si riprenderà con i bianchi in attacco. Sforza è pronto a lanciare il pallone, 1-10 da giocare, manca ormai pochissimo, ormai un pallone medicinale per vincere questo All-Star Game. La palla controllata da Ferrando che la perde, occhio a controfuga di Blu, Blu Stars in attacco, la squadra di Roberto Vaccaterra cerca di vincerla adesso. Benedetti, Benedetti, Pettonati, il tiro, Sforza non benissimo qui ma riesce a intervenire. 45 secondi al termine, vediamo se finirà in pareggio. Provenziani addosso, è partita vera con il fallo di Piasutti, palla centro, boh, il tiro fuori, Gandolfo ha avuto l'occasione per chiuderla questa partita. Ultimi 30 secondi, predica calma il portiere Peluso. Lore, Thomas Lore, i due romani hanno impostato questa azione, incitamento del pubblico nei confronti di Lore, allarga per Biasutti, Biasutti cerca spazio, Biasutti cerca un compagno di squadra, Lore, ultimi 9 secondi, Lore, Lore, sbraccia tutto quello che può fuori, era l'occasione per chiudere questa partita, Lore l'ha messa fuori, gli applausi di Roberto Vaccaterra, e la gara finisce qui al Palagalli, 2-2 tra White Stars e Blue Stars.